di essere arrivato qua, in una piazza molto importante, che negli ultimi anni è sempre stata in alto, è sempre lottato per obiettivi importanti e le ambizioni della società, quando ci ho parlato, coincidono con le mie, e per cui sono contento e emozionato di far parte di questa squadra. Bene, iniziamo. Partiamo proprio dall'inizio, la trattativa, quando è che è venuto fuori un po' questa possibilità, come è andata? Beh, le prime chiacchiere con il procuratore sono state intorno a Natale, che mi aveva detto della possibilità di venire qui e io subito sono stato, cioè, convinto di questa cosa e gli ho dato apertura. Poi purtroppo ci sono stati dei rallentamenti anche non dovuti a me, però alla fine si è conclusa, dai, nel migliore dei modi e sono contento. A livello personale anche un'occasione per rilanciarti un po', perché spiegaci un po' Lentella, hai trovato anche magari una concorrenza forte, hai fatto qualche presenza in meno rispetto magari a Reggio Emilia? Sì, io venivo da 2 anni fatti bene, anche l'anno scorso Lentella è stata una stagione molto positiva, sia a livello personale che di squadra, che comunque a livello personale ho segnato, a livello di squadra ci siamo giocati il campionato fino all'ultimo, poi non abbiamo vinto, purtroppo però è stata una stagione importante. Quest'anno purtroppo non ho reso come avevo reso negli anni precedenti, purtroppo può capitare, ma questo mi deve dare la forza di rilanciarmi alla grande in questi 6 mesi. C'ho sicuramente degli stimoli in più per ritornare a fare quello che ho fatto negli ultimi anni, insomma. Senti, visto che da fuori si guardano solo i numeri, però c'è anche un discorso generale, mi pare di vedere che Lentella, anche in classifica, numero di gol in generale, ha fatto meno bene degli anni scorsi, per cui forse un attaccante certe volte fa meno bene perché viene anche meno messo in condizione per gioco prodotto, eccetera, a rendersi pericoloso e avere la possibilità di esprimersi. È successo proprio questo in questa annata? Beh, sì, sicuramente non abbiamo fatto come l'anno scorso, io posso parlare dell'anno scorso perché ero lì, non abbiamo fatto come l'anno scorso, ma non mi piace dare la colpa agli altri, cioè, può capitare a tutti delle stagioni, no, purtroppo nel calcio è difficile fare tutte le stagioni sempre ad altissimo livello, quindi può capitare, è stata una stagione un po' così, un po' per tutti all'inizio e anch'io sono rimasto, diciamo, scottato da questa cosa, non sono riuscito a rendere appunto come magari volevo, come ci aspettavamo, però purtroppo capita e quindi adesso quello è un capitolo passato, voglio vedere il futuro in maniera positiva e cercare di riprendere la strada giusta, diciamo. E a Padova ritrovi almeno due protagonisti della tornata migliore tra i professionisti, no? Con la Reggiana. Sì, c'era Radrezza, E Kirman no, forse? Chiro era già qua, Ah, era già venuto qua. ok. Poi avevo giocato anche con Favale, quindi con 3 giocatori, conoscevo Krisetic, che è dalle mie parti anche lui. Però sì, questo è uno stimolo, ho un bel rapporto con tutti, quindi sono contento. In particolare con Igor, insomma, magari vi siete sentiti, hai provato un po' a sondare il terreno Sì, di sì. qua per capire come poteva essere venire a Padova, Sì, insomma, sia di con quali Igor anni che con parlavamo. Nico siamo molto amici, io e Nico, e quindi l'ho sentito spesso, poi ho sentito anche Igor che comunque è di queste parti, quindi mi ha raccontato un po' com'è l'ambiente, com'è la situazione, come sono le cose in generale. Diciamo che non è stato lui a convincermi perché le idee ce le avevo chiare, quindi è semplicemente ha messo quello zampino in più. Senti, come caratteristiche, beh, il fisico dice che sei una prima punta, ma hai giocato anche altri ruoli e in quali sistemi, impianti di gioco di solito ti sei trovato al meglio? Attacchi a 3, a 2, trequartista, ai due giocatori? Sì, sono una prima punta, però ho giocato spesso anche come seconda punta perché mi piace non stare là fisso in area di rigore, mi piace muovermi tanto, anche per quello a volte ci sono delle stagioni che magari ho fatto meno gol perché ho giocato magari molto più distante dalla porta, per il modo di giocare, l'ho fatto anche la seconda punta vicino a prime punte, proprio tipiche prime punte. Sono un giocatore che gli piace comunque girare per il campo, girare per l'attacco, dare una mano alla squadra. Mi piace molto partecipare alla manovra più che stare lì ad aspettare che la palla arrivi in area. Sicuramente devo comunque cercare di avvicinarmi di più alla porta perché a volte capita che
ne esco fuori per magari generosità o per appunto partecipare alla manovra, però sono comunque una punta che può giocare con tutti i tipi di attaccanti, diciamo. Comunque tu hai giocato parecchio questa prima parte di stagione, non è che sei... Sì, no, ho sempre giocato praticamente. Per sabato sei a disposizione? Ah no, io sto bene fisicamente, sono sempre stato a disposizione, ho più o meno sempre giocato, quindi sto bene, insomma sono a disposizione. Che idea ti sei fatto di questo girone? Io non l'ho mai fatto in realtà, forse all'inizio carriera, però non lo conosco benissimo, conosco tanti giocatori che ci giocano, ho visto che davanti ci sono delle squadre forti, tra cui il Padova, e questo secondo me è il punto da cui tutti bisogna partire, senza guardare tanto le altre squadre. Anche dalla mia esperienza l'anno scorso ci sono stati dei momenti che mi sembra a fine gennaio così eravamo circa 10 punti dalla prima di distacco e li abbiamo ripresi, però abbiamo pensato solo a noi stessi, e secondo me la cosa che dobbiamo fare è pensare esclusivamente al Padova e ogni partita, e poi se noi le vinciamo tutte poi magari qualcosa può succedere. Quindi noi, da quello che ho visto, la squadra è carica, ha superato la sconfitta brutta che c'è stata, ma può capitare, adesso tutti stanno guardando in avanti e siamo già carichi per sabato. Tu hai giocato nella Reggiana e l'anno della promozione era il primo anno che eri lì? Era il secondo. Era quindi secondo. Tu hai vissuto la delusione, no, di una promozione persa per un rinvio del portiere nel caso vostro, no? Sì, anche quella stagione lì ho vissuto. E l'anno dopo però siete ripartiti e avete vinto alla grande, insomma. E Padova è reduce da due situazioni come quella, più l'anno scorso che comunque aveva recuperato, eccetera. Quindi c'è bisogno di positività, eccetera. Ecco, la tua esperienza forse a Reggio può dare una mano anche da questo punto di vista. Sì, sì, certo. No. Io in realtà ho vinto 2 anni prima a Reggio. Sì, ho vinto quella lì, poi abbiamo fatto l'anno di B, poi la C, che è stata quella stagione purtroppo persa per niente, con un rinvio del portiere, sì. E poi sono andato via e l'anno scorso di nuovo sfumata per un soffio, quindi anch'io c'ho questa voglia di rivincita, di ritornare a vincere come è capitato in passato. Vedo che ci sono tutte le carte in regola per poterlo fare, la squadra è forte, mi integro in un gruppo già sano e forte, quindi si può solo che far bene, secondo me. Tra l'altro con attaccanti tutti con caratteristiche diverse, Nando Tordini, Bortolussi, Liguori, Palombi. Sì, ho visto, sono tutti attaccanti diversi e penso che tutti possano giocare con tutti. Poi ho fatto solo 3 allenamenti, li conoscevo di nome, con loro non avevo mai giocato, però sono tutti attaccanti forti che hanno dimostrato nel passato e ho visto che tutti comunque possono giocare insieme a tutti, quindi sicuramente ci sono tante scelte davanti. Il fatto che, diciamo, la tua presenza qui sia legata anche alla promozione di Serie B, sei in prestito, è anche uno stimolo in più, ti concentri su questi 6 mesi o hai magari anche un obiettivo a lungo termine? No, beh, sicuramente per me questo è uno stimolo anche in più, perché nel caso di vincere il campionato, quindi sicuramente una grossa gioia è già quella, in più se viene acquistato dalla squadra dove hai vinto solo che è una cosa positiva, quindi c'ho il doppio obiettivo, diciamo, sicuramente ce la metterò tutta per riuscire a vincere, che è la prima cosa, perché è bellissimo, mi è capitato, quindi so cosa si prova, mi è capitato perdere per un soffio e so cosa si prova anche in quel caso, quindi l'obiettivo è sicuramente solo uno ed è alla portata, nonostante adesso la prima appunto sia un attimo distante, però se pensiamo partita in partita e riusciamo a portare a casa degli ottimi risultati, secondo me la cosa si può fare. L'ultima giornata, se hai visto i risultati, no? Trestina che perde, il Mantova che pareggia in casa, il Padova stesso, fa capire che il girone di ritorno anche sarà completamente diverso e che può succedere di tutto ancora, no? Sì, appunto, poi il Mantova ha fatto un girone d'andata straordinario, il Padova uguale, ha fatto un sacco di punti, però il girone di ritorno è un girone complicato dove le squadre magari sono anche più chiuse, per cui a volte è anche più difficile andare a fare risultati in vari campi, quindi se riesci a stare concentrato partita a partita magari qualcuno fa qualche passo falso e ti puoi avvicinare, e non dobbiamo farli noi perché dobbiamo stare sul pezzo per vincere già da sabato.
per caso hai anche un bonus per i gol segnati, non so. Quelli sono cose di contratto, però come ho detto prima sono un attaccante che poi lo potete vedere, mi piace giocare molto per la squadra, quindi non sono egoista che penso solamente a quello, per me mi piace vincere ed è la cosa più bella che c'è, ve lo assicuro, anche una vittoria di una partita ti cambia l'umore completamente della settimana, degli allenamenti, di tutto, figurarsi vincere un campionato, cioè ti dà una gioia proprio che è indescrivibile. Qual è la tua esperienza più vicina a casa? Sì, ho esordito in realtà a Trieste quando ero più giovane, e poi da lì ho sempre girato, la più vicina forse Salò, ho giocato un anno e mezzo a Salò, ma così vicino non avevo mai giocato, quindi anche una cosa particolare, la mia famiglia può venirmi a vedere più spesso, cosa che magari in questi anni per via di distanze, di cose extracampo è stato più difficile, però sono più vicino anche a loro, magari c'ho una spinta in più.